collaborazione con l'università per rilanciare e aumentare i risultati della Fiera Antiquaria. Certo, il Dipartimento di Arezzo dell'Università di Siena è particolarmente fiero di essere partner del Comune di Arezzo in questo importante progetto, e in particolare perché in questo progetto sia la possibilità di organizzare eventi culturali, sia quella di indirizzare i nostri studenti verso un'eccellenza che è la Fiera Antiquaria di Arezzo, viene a concretizzarsi. Oltretutto, appunto, coinvolgere gli studenti verso un mondo che è quello dell'antiquariato, che è un mondo che forse i giovani tralasciano un po' troppo. Sì, però grazie a delle borse di studio, a degli incentivi, a delle possibilità di fare stage, gli studenti potranno entrare nel vivo della fiera, perché l'antiquariato non è un mondo morto, ma un mondo estremamente vivo e vitale. E la dimensione storico-culturale, la dimensione sociale, la dimensione di incontro che la fiera offre sarà il focus che gli studenti potranno approfondire nelle loro tesi, nelle loro ricerche. Qual è un motivo fondamentale da indicare proprio agli studenti per occuparsi di questo settore in particolare? Ma l'incontro con la gente, con la storia, con gli oggetti, che sono anche i temi delle tre conferenze, incontri che abbiamo organizzato al Caffè dei Costanti il venerdì alle 17, il venerdì precedente la fiera. Sono incontri liberi, aperti alla cittadinanza, dove si può discutere liberamente e mettere a confronto, questo è credo particolarmente interessante, l'opinione di un esperto accademico con quella di chi la fiera la vive dall'interno, perché è un antiquario della fiera da tutta una vita e conosce gli oggetti in modo particolare.